della grande truffa dei biglietti riciclati ATAC ne scrive questa mattina Ernesto Menicucci sulle pagine della cronaca di Roma del Corriere della Sera. Menicucci è con noi, buongiorno, buongiorno Menicucci. Buongiorno, ciao. Ciao, allora intanto grazie. Dunque parliamo di 7.000 biglietti falsi sequestrati, parliamo di un danno stimato di 500.000 euro nei confronti dell'ATAC, ma sospettiamo che il giro d'affari sia di svariati milioni, Ernesto? Sì, lo sospetta soprattutto la Guardia di Finanza che ha fatto l'indagine e gli accertamenti, perché insomma è possibile che come siano spariti questi 7.000 biglietti ne siano spariti altri. Insomma, il sistema era abbastanza in realtà semplice, nel senso che venivano svuotate da una ditta che si occupa di manutenzione delle macchinette dispensatrici, delle macchinette automatiche, esatto. Venivano svuotate queste biglietterie e questi biglietti che venivano tolti finivano appunto su un circuito parallelo, diciamo così. I codici venivano clonati o comunque... Ecco, mi spieghi una cosa, perché io ti ho letto attentamente. Mi spieghi questa cosa del clonare i codici? Se loro avevano i biglietti... Ah, ho capito. Clonandoli... All'infinito, All'infinito, diciamo. Bravo, ho capito tutto, non erano, perfetto. Esatto, cioè, infatti c'è anche la storia, è stata scritta nei giorni scorsi e da Panorama, mi sembra, di un biglietto magico che è passato non so se 250.000 volte attraverso le biglietterie e i tornelli di Roma, perché in questa maniera, avendo i biglietti diciamo veri, no, venivano riprodotti, clonati. Adesso il sistema è abbastanza complesso, anche perché un biglietto dell'autobus è un oggetto che ha tre o quattro codici di lettura diversi, insomma è anche difficile in realtà clonarlo, non è semplicissimo, però cioè, riuscivano a farlo, e quindi in questa maniera da 7.000 biglietti che sono stati prelevati potenzialmente ne potevano nascere 70.000, 700.000, non lo so, dipende insomma. Certo. Senti, fino a che ad un certo punto l'ATAC si è accorta di qualche anomalia, insomma, perché questi biglietti passavano con un codice che non veniva riconosciuto dall'ATAC, al sistema dell'ATAC, solo che per accorgersene c'è voluto un bel po', quindi nel frattempo... Sì, perché si parla di anni addirittura, no? Aurigemma parla di oltre un decennio, è possibile. Sì, perché ma sono tipologie diverse, però che ci sia un mercato parallelo di biglietti è assolutamente... Cioè, insomma, purtroppo si sa da un po' di tempo, noi stessi del Corriere scrivemmo a febbraio del 2011 di un'altra vicenda che appunto riguardava sempre il sistema informatico, il software, quindi sì, cioè comunque c'è un traffico di biglietti illegali o taroccati o modificati che è pazzesco. Senti, e negli anni No, ti volevo chiedere, questi impiegati dell'ATAC che ruolo avevano in questa vicenda? Beh, diciamo che erano quelli che poi, conoscendo il sistema, conoscendo quindi come funziona il sistema di bigliettazione, anche quello dei controlli, delle macchinette, dei tornelli, eccetera, praticamente loro testavano i biglietti modificati, testavano nell'impianto dell'ATAC, che appunto c'è un cervellone sostanzialmente che testa i biglietti se sono validi o non sono validi. Infatti questi tre impiegati dovrebbero essere della sezione appunto informatica dell'ATAC. Anche lì il sospetto, ma parliamo sempre di sospetto, le indagini stanno andando avanti nel frattempo. Il sospetto della Guardia di Finanza è che comunque ci possa essere all'interno dell'ATAC non solo tre impiegati o impiegatucci, no, infedeli, ma che ci possa essere un elemento di collegamento un pochino superiore, no, che quindi coordinasse magari il lavoro di questi tre, esclusi naturalmente i vertici aziendali, ovvio, lo diciamo prima, l'ATAC è parte lesa in questa faccenda ed è anzi ha denunciato lei alla Guardia di Finanza queste
anomalie, però insomma l'ADAC è fatta di 13.000 persone, no, dipendenti, che certo, qualcuno, se no qualche mela marcia può, ovviamente, può sì, ovviamente sì, l'ATAC è parte lesa, questo andiamo sottolineandolo in corso di conversazione con Ernesto Menicucci. E poi c'erano questi edicolanti, diciamo che no? Sì, una rete di edicolanti e punti vendita che appunto si prestavano a smerciare, no, questi non erano biglietti, solo edicolanti, erano anche non dei solo, bar e internet bar, point, sì, bar, internet sì, point, sì, sì, alcuni in zona San Piero, altri vicino Piazza Bologna, sì, sì, insomma, sparsi un pochino nella città, ecco, sì, sì. E naturalmente i proventi immagino che poi li dividessero, no, fra di loro, questa ovviamente banda, no, di 14 persone, ovviamente, di 14 persone. Hai la sensazione, Ernesto, che questa vicenda possa prendere corpo nei prossimi giorni in maniera così come si sospetta e evidentemente come sospettano i vertici dell'ATAC, cioè che diventi proprio molto più consistente di quanto non è al momento? Beh, è possibile, perché come abbiamo detto le indagini comunque stanno andando avanti e l'idea, la sensazione è che scoperchiato un po' il vaso di Pandora, insomma, non si sa bene cosa ne può uscire fuori, certo, insomma. Mm-hmm. E sicuramente l'ATAC sta anche correndo ai ripari per efficientare al massimo i sistemi di sicurezza, appunto, perché lì l'elemento di debolezza, no, dei sistemi, anche del software, è proprio quello che lo stesso biglietto, diciamo, non lo stesso, ma cioè lo stesso codice, lo stesso codice a barre, cioè poteva passare più volte, certo, attraverso i tornelli, e questo, diciamo, non dovrebbe essere possibile, no? Dovrebbe esserci una blacklist di biglietti che automaticamente viene che automaticamente blocca, no, un tagliando che è già passato, certo, una volta, insomma, certo. Quindi però su questo l'ATAC sta lavorando già da mesi, già da quando scrivemmo noi appunto a febbraio di quest'altra vicenda, già si erano attivate già tutta una serie di controlli, poi insomma siamo sempre lì, no, come l'antidoping è sempre un passetto più avanti del doping, è ovviamente, così, la clonazione di biglietti è sempre più avanti dei ovviamente sistemi di sicurezza, e c'è cioè una rincorsa continua, insomma. Ovviamente, va bene, intanto grazie Ernesto e buon grazie lavoro, grazie a voi, buona giornata, grazie altrettanto Ernesto Menicucci del Corriere della Sera.